Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Civilization 6. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Ragazzi, mi sto infognando tantissimo perché non vedo l'ora di lanciare effettivamente ste bombe atomiche. Voglio concludere con il botto, proprio perché effettivamente avremo qualche testata intorno al turno 495-97, insomma, verso la fine. Concluderemo con il botto, faremo saltare in aria qualche pezzo di città, qualche pezzo di terra, qualche pezzo di mondo probabilmente. Ma ci sta, signori, ci sta. Dobbiamo concludere questa serie con il botto. L'unità che attende qual è? Allora, abbiamo un costruttore qua che onestamente non so che fargli fare. Magari lo spostiamo qua, prendiamo un po' di legname, un po' di cervi. Andiamoci a prendere un po' di cervi, dai. Stanno qua i cervi? Non lo so. Allora, quello che stavamo a fare era portare un elicottero qua per avere un po' di visuale in questa zona. E poi non so nemmeno se ci arrivo, spero di sì. Magari da questa città potrei arrivare a bombardare. Penso di sì, anzi, quasi. Sto bombardiere. Gli facciamo cambiare città. Mettiamo qua, credo che sia un attimino più vicino. Ci potrebbe stare, secondo me. Abbiamo sbloccato un po' di visuale, ma non è tantissima in realtà. Poi, un altro bombardiere, tipo questo. Ah, promozione disponibile, quindi facciamo così. Mentre quest'altro non possiamo fare nulla. Vabbè, a posto. Uno poi lo portiamo qua, vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Stericottero impiegherà ancora un po' di turni per arrivare qua. Mentre per quanto riguarda qua sotto, stavo mandando un colono a fare una città da ste parti. Così mandiamo direttamente un bombardiere qua e distruggiamo il tutto. Poi la città non mi interessa. E qua sono spuntati altri barbari. E il povero costruttore dei romani è nei guai. Cioè, nel senso, a noi non ce ne frega assolutamente nulla perché Traiano ci ha denunciato. Siamo troppo bellicosi anche per Traiano. I barbari si avvicinano, ribellione, e la città ha bisogno di cibo. Ok. Acquisgrana. Non so che fare con sta città, onestamente. Quasi quasi la vendo, la tolgo e buonanotte. Cioè, nel senso, non me ne faccio nulla, no? Guardi Gilgamesh. Facciamo uno scambio. Le do Aquisgrana. La vuole Aquisgrana? Dove sta Aquisgrana? Me la so persa. Un attimino, eh? Ah, probabilmente non gliela posso ancora dare perché non è effettivamente nostra. Vabbè, poi gliela regalo dopo, magari in futuro. Vediamo un attimino la situazione. Dobbiamo prima distruggere Federico. Ripara difese. Dispositivo nucleare richiede un po' troppo qua. Abbiamo bisogno di attrattiva. E non la possiamo fare, onestamente. Richiede tutto un botto di tempo. Sono stanchi probabilmente anche della guerra. Non lo so, fai una fognatura. Qua andiamo di fognature a tutto spiano. Possiamo attaccare, ma chi? Kabul, Attusa, ma anche no. Quindi magari facciamo un cambio a base. Se me ne vado qua da Aquisgrana, mamma mia che nome impronunciabile. Riusciamo ad attaccare Madrid? No, non riusciamo ad attaccare Madrid. Peccato. Questo però lo voglio spostare qua. Almeno per il momento, poi magari me lo sposto direttamente qua sotto, vediamo. Sto bombardiere jet che sta qua per il momento non può fare altro, quindi... Salta turno. Comunque, signori, abbiamo conquistato un bel po'. Cioè, tutta sta zona è parte dell'Europa. Non male, sì, abbiamo conquistato un botto. E potevamo anche conquistare di più. Probabilmente tutta sta zona era azzurra. E anche qua avremmo avuto qualche città in più. Ma chi se ne frega, onestamente. Abbiamo sbloccato un altro bombardiere jet? E mi sa di sì. Abbiamo 4 bombardieri jet. Guarda, costo bombardiere, onestamente, io qualcuno lo attaccherei volentieri, tipo questo.
fammi un po' di danno a gratis. L'unità che attende qual è quest'altro bombardiere? Ma ci arriva ad attaccare là sotto? No, perché se ci arriva, un aiutino glielo diamo, no? Tipo questo, lo riusciamo ad attaccare? Non credo. Non sembrerebbe, non sembrerebbe. Quindi, no, guarda, salta turno, dai. Stericottero non è quello, no, quindi può fare un fortifica finché non guarita. Questo qua è quasi arrivato, signori, quindi fammo così. Sblocchiamo la visuale di quella città. Ancora no, al prossimo turno. Salta turno. L'unità che attende è st'altro bombardiere. Per il momento salta turno, non ci serve. Oddio, salta turno, no, aspetta. Dove stava? Qua. Può attaccare volendo, vai. Attacca questi. Vai così. Mentre questo, se riesce, sempre che ancora quel colono sia vivo, ce lo potremmo prendere col carro armato. Che non sono morti comunque, non sono morti. Vabbè, adesso muoiono col carro armato. Il colono è nostro? Oh, abbiamo ottenuto il colono. A posto. Colono che poi magari mandiamo... E qua non è che ci serva poi più di tanto. Poi vediamo dove mandare sto colono, poi vediamo. Allora, volendo, questo colono una città la potrebbe anche realizzare qua. Comunque otteniamo del petrolio, otteniamo un po' di risorse, quindi ci potrebbe anche stare volendo. Questo fortifica finché non guarita, grazie, no, non fortifica normale, fortifica finché non guarita. L'unità che attende è sto bombardiere, e sto bombardiere mi può attaccare elicotteri? Ah. Anche questo volendo. No, non voglio fare la guerra con Roma. Questo? Sì, ok, questo lo possiamo attaccare. Come fa un bombardiere ad attaccare un elicottero? È strana come cosa, però ci riesce. Vabbè, in un modo o nell'altro riusciamo a farlo fuori. Allora, l'unità che attende è questo, però prima di fare roba, se noi avviciniamo questo qua, sblocchiamo la visuale della città, giusto? Oh, riusciamo ad attaccare col bombardiere? Sì, riusciamo ad attaccare da qua. Ottimo. Tu fai un fortifica, perché non ti voglio perdere, è comunque un esercito, quindi ottimo. E se riesco attacco anche con questo. Riesco? No, sembrerebbe di no. Questo è un problema. Perché riesco a fare un solo attacco in questo modo. Siamo un po' distanti. Siamo un po' distanti. Faccio un cambio a base, non puoi andare da nessuna parte qua vicino, vero? No. Vabbè. Quello che possiamo fare... A sto punto, lo so, l'abbiamo buttata via qualche episodio fa, ma una porta aerei mi sa che adesso urge. Facciamo la porta aerei, anche perché credo che là sotto non ci possa comunque arrivare in quella città che vogliamo costruire qua, quindi dobbiamo fare obbligatoriamente così. Cambia base, lo mettiamo qua nella porta aerei e poi ce lo portiamo là sotto. Comunque, quanto danno ne abbiamo fatto? Non tantissimo, però a breve lo potremmo anche buttare giù. Questo può attaccare, siamo abbastanza vicini da questo lato? No, ma se cambio base magari mi metto qua, magari ce la fa. Non lo so, ci proviamo. Guarda, fai un campo, fai un campo. Abbiamo perso l'alleanza con Gilgamesh. Aspetta un attimo. Non tocca a noi, non me ne ero accorto. Mi interessano solo le persone che meno viene attenzione. Tu sei chiaramente una di loro. Davvero? Cambia di idea all'ultimo? No, ti prego, stiri anche con Gilgamesh, no. Ma no, ma perché? Gilgamesh! Dichiara amicizia. Ah, ok, stava a dire, ma perché ostili anche con Gilgamesh? Ma non c'ha minimamente senso. Alleanza, di corsa. Grazie, mi scusi, lei deve essere nostro alleato per sempre. Fai uno scambio, le monete ce l'ha, quindi è a posto. Vabbè, lascia perdere, Gilgamesh, mi ha fatto venire un colpo. Cleopatra, io... Dichiara amicizia?
cosa ti fa pensare di essere alla nostra altezza? Cosa? Tutto mi fa pensare di essere alla vostra altezza. Se ne facciamo uno scambio, magari ci portiamo quello dalla nostra parte, non lo so. Guardi, vuole adesso al nitro, cosa mi darebbe? Niente, se le do anche questo, che cosa mi darebbe? Niente, se le do tutto di tutto, che cosa mi darebbe? Niente, vuole solamente la donazione, arrivederci. Non vuole darmi assolutamente nulla, Cleopatra. Prossima produzione, facciamo qua a Los Angeles, abbiamo bisogno di abitazioni, quindi fammo la fognatura per avere qualche abitazione in più. E ci si prova? Non ci arriviamo, vero? Non ci arriviamo, no. Quindi lo portiamo qua. No, la porta aerea non mi interessa. Fai un addormentati, non ce ne frega assolutamente nulla la porta aerea. Vorrei attaccare. Vai così. Unità che attende. E questo è fortifica finché non guarita. Per il momento non possiamo fare nulla perché stiamo attaccando col bombardiere. Quando ci sta l'animazione del bombardiere? Mamma mia, che giro strano ha fatto sto bombardiere. Poteva andare benissimo così, invece no, è tornato indietro. Vabbè, roba del pilota. Probabilmente non sapeva pilotare benissimo. Però adesso teoricamente potremmo fare tre attacchi, giusto? Tre attacchi di fila, uno dietro l'altro. Si spera. Dovrei avere ancora un bombardiere qua. Anzi no, perché è stato appena trasferito in questa base, quindi non può farlo. Però al prossimo turno sta città dovremmo distruggerla, credo. E la distruggo, non mi interessa avere una città là, no? Me la faccio assolutamente nulla. Questo riesce ad arrivare... qua deve arrivare. Basta, non deve fare nient'altro. Adesso si sposterà nuovamente più avanti perché è un idiota. Guarda, fai un vigila qua tu per il momento. Qui sgrana. Possiamo attaccare questo? No, non voglio fare la guerra con Roma. Voglio attaccare l'elicottero. Ok. E no, mi selezionava il territorio di Roma. Io invece voglio buttare giù sti barbari che possono essere parecchio odiosi. Qua da Quisgrana mi hanno fatto un danno pazzesco e non riesco più a pronunciare il nome di quella cittadina. Altri cervi? Fammo una testa? Fammo una testa, signori, a tanto che non facciamo teste. Va di testa, dai. E nulla, signori, non è durato nulla quello che sembrava il pentimento di Cleopatra, che magari voleva diventare nuovamente nostra alleata. Niente, vabbè, ok. Qua ci attacca nel nostro elicottero, ma a breve spariranno dalla faccia della terra. E siamo arrivati al turno 465. Il problema della comunicazione è l'illusione che abbia mai avuto luogo. Quale di tutte le mie nullità importanti devo raccontarti per prima? Abbiamo finito? Abbiamo sbloccato un impulso. Prossima ricerca, guarda, ne faccio una così a caso, chiudo anche gli occhi, questa, non so cosa sia uscito fuori, robotica, ok, a posto. Scegli progresso, questa cosa qua, chiudo gli occhi e vai. Capitalismo, ok, a posto, tanto non ci servono, signori, non ci serve assolutamente nulla. Abbiamo qualcosa nel governo, ma non so cosa, e non mi interessa saperlo, quindi per il momento, guarda, esci. L'unità che attende è sto bombardiere jet, ma prima di attaccare con questo bombardiere jet ci stanno dei barbari. Ci stanno dei barbari. E non riesce ad attaccare i barbari. Ma dai, non ci arriva. Attacca qua, dai, fai un attacco qua in questa zona. Così, giusto per sperare un colpo, no? Non so cosa distruggiamo, a chi abbiamo fatto danno, ma sti cazzi. L'unità che attende è questo e deve fondare la città. Qua abbiamo il bombardiere che deve attaccare qua. La produzione che possiamo realizzare in questa città appena creata, direi di fare immediatamente un granaio. Prossima produzione qua, no, non è una produzione, ma è un attacco col bombardiere, vai, attacca col bombardiere. Perché mi fa scegliere la produzione, dice scegli produzione quando in realtà mi fa attaccare col bombardiere, non lo so, comunque attacca, dai, distruggi tutto.
L'unità che attende è questo. Adesso vediamo un attimino. Dovremmo essere in grado di distruggere sta cittadina. Dopodiché ne dovrebbe restare solamente una, teoricamente. Non penso che ne abbia create altre, no? Sì, vabbè, dai, sono morti. Sono decisamente morti. Hanno uno sputo di vita e stanno attaccando un altro bombardiere che arriva, sgancia le sue bombe e se ne va. Oh, e anche questa è andata, signori. Tieni la città. No, non me ne faccio nulla. Me ne faccio assolutamente nulla. La di là al suolo. Ok, ok. Ora. Dove sta la porta aerei? Porta aerei, svegliati. E inizia a spostarti. Boh, tipo, vai qua. Avviciniamoci in quella da sta zona. Adesso quell'altro bombardiere getto lo avviciniamo qua. E passiamo al turno successivo, dai. E facciamo un pallone da osservazione. Lo andiamo a comprare, così lo portiamo là sotto e vediamo se riusciamo a prendere la visuale di Madrid. Perché no, non sarebbe una cattiva idea. Come siamo messi qua a produzione? 25 turni. Non ci arriviamo perché noi adesso siamo al turno 466, non ci arriviamo per un turno, signori, per un turno non riusciamo a fare questi dispositivi. Io lo vado a creare sempre lo stesso, però, perché non si sa mai, magari faccio ancora un turno e bombardiamo tutto, perché insomma, dai, non si può fare una cosa del genere. Dobbiamo bombardare il mondo e più, ormai ci siamo e lo facciamo. E voglio quasi vedere anche l'altra testata nucleare, quindi poi magari alla fine vi aggiungo una clip, non lo so, immagino di sì, signori, che si fa altrimenti. Dispositivo nucleare, 38 turni, ma sì, fammo dispositivi nucleari a raffica, vai, 51 turni, vai, fai dispositivi nucleari ovunque. Poi nel caso vediamo il da farsi più in là. Per il momento continua ad attaccare, vai qua. No, assolutamente no. E allora salta turno. Dai, salta turno. L'unità che attende è questo. Allora, questo già ha raggiunto il limite, quindi... Vabbè, promozione disponibile, fai questo. L'unità che attende è sto bombardiere jet. Questo è tipo appena arrivato e momentaneamente non può fare nulla. Non posso costruire la città? Non me la fa costruire in questa zona. E allora la devo portare qua, città. Pensavo di riuscirla a costruire in quella zona, invece no. Vabbè, niente, salta turno. E ci arriviamo con la porta aerei, signori. Ci arriviamo con la porta aerei in quella zona, dai. Prossimo turno la riusciamo ad attaccare. Fortifica finché non guarita. E passiamo al turno successivo. Sto pallone di osservazione lo mandiamo qua in zona e spero che arrivi velocemente. Si imbarca, sì. Speravo che era un attimino più veloce, invece no. Abbiamo un altro bombardiere jet. Altro bombardiere jet che non ho idea di dove mandare, quindi lo mando qua. Se non sai dove mandarlo, lo mandi in un'altra città, così, giusto per... L'unità che attende è questo elicottero e... Boh, fai un fortifica. Sto bombardiere jet pure, non so che fargli fare. Onestamente. Non lo so. Noi non siamo i leader di sta città, giusto? Non l'ho attaccata, vero? No, non l'ho attaccata, ok. Di Filippo II, quindi siamo anche in guerra, attacchiamola, vai, distruggi sta città stato, ci causa parecchi problemi, che cos'è? Ora ancora non ci arriviamo, quindi per il momento io vorrei prendere la porta aerei, farla avvicinare ancora un pochettino, dovremmo riuscirci. Abbiamo abbastanza visuale? Non ancora. Al prossimo turno probabilmente avremo abbastanza visuale. E
questo sì, come detto, me lo porto in quest'isoletta qua, è completamente inutile portarlo là, ma che vuoi fare? Vabbè signore, al prossimo turno riusciamo tranquillamente ad attaccare in quella zona. Voglio fare fuori Lubecca, così siamo a posto. Avviciniamoci con sta portaerei più che possiamo, dai! Ma ci stanno dei coloni dei barbari qua. E noi possiamo sbarcare, visto che ci stanno sti barbari qua in zona? Non lo so. Comunque abbiamo la visuale su sta città? Non ancora, non abbiamo la visuale su quella città. E vabbè, allora attacchiamo Mendes. Sì, dichiara guerra. Arrivederci, arrivederci. No, che fai la pace. Ne approfitto, signori, ne approfitto. Attacchiamo tutti. Sì, ho detto attacchiamo tutti. Vai così. Primo attacco. Hanno delle difese abbastanza elevate, ma non dovrebbe essere... infatti non sono elevatissime, sono elevate ma non elevatissime, perché comunque l'Egitto non è allo stesso livello della Germania, quindi al prossimo turno la distruggiamo. E più che altro questa città mi servirebbe per fare poi effettivamente una truppa da portare in zona. Io, anche se stavo avvicinando un elicottero, credo, no? Forse no, non lo so, ma vediamo. Però sì, come faccio a catturarlo? Non c'ho manca abbastanza monete eventualmente. Maledizione. Bisogno di una truppa. Mandiamo il nostro colono qua, dai. Ci arriva? Non ci arriva. E allora lo mando qua. Ok, al prossimo turno dovrebbe sbarcare e fare una città, spero. Rifiuta la richiesta, arrivederci. La loro offerta, ci vogliono dare delle perle, ci vuole dare dell'oro. Guarda, io accetto lo scambio, per il momento la lascio in pace. Che il cielo ti benedica! Per il momento la lascio in pace. Mi prendo le perle, mi prendo l'oro e poi la distruggo dopo. Fammo fuori prima un attimino le città di Cleopatra, fammo fuori... Becca, però effettivamente potremmo fare così anche. Potremmo prenderci una città di Cleopatra. Eh no, sempre ho bisogno di un qualcuno che me la conquisti. Madrid? Ma sì, dai, inizia rotta con Madrid. Dimmi. Facciamogli credere che siamo alleati, che vogliamo fare la pace, che siamo buoni, eccetera, eccetera. No. Sempre a Madrid, inizia rotta commerciale. E scegli la produzione. 105 turni, signore, è un attimino eccessivo, eh? Anche per volendo fare un ulteriore clip. Fammi un cantiere. Fammi un cantiere. Qua quasi quasi andrei a realizzare una fognatura, perché quanto mi chiede? 49 turni? No, è pure un po' troppo, 49 turni. Quindi andiamo a realizzare una fognatura qua in zona. Fammi una rotta commerciale con Toronto, dai. Qua possiamo attaccare dei barbari, abbiamo dei barbari qua vicino. Possiamo attaccarli, sti stronzi. Oh, grande. E poi fammi avvicinare anche questo. Io non capisco, sti barbari da dove arrivano? Comunque, portiamo il carro armato là sopra, il nostro esercito, e cerchiamo di farlo fuori. Questo per il momento può saltare il turno, anche perché con Madrid attualmente abbiamo fatto, tra virgolette, pace. Ora questo per arrivare qua richiederà i secoli, quindi non so se nemmeno convenga portarlo fino a qua. Beh, ho la promozione, ma sti cazzi, vai, attacca. Sto colono riesce a sbarcare qua? Perché se riesce a sbarcare qua, a fare una città e riusciamo a prendere qualcosa, non sarebbe male. Una qualsiasi truppa e niente, al prossimo turno. Vabbè, la porta aerei la spostiamo ancora un pochettino, giusto per avere la visuale anche su Lubecca magari. Ok. E può fare così. Mentre quest'altro bombardiere jet, giustamente, attacca Lubecca. Allora, signori, qua abbiamo un jet da combattimento. E io gli farei cambiare base. Giusto per capire che cosa fa, no? Poi riattacchiamo Madrid. Me lo porto qua da Quisgrana?
E non mi sembra velocissimo come il bombardiere jet. Però vedremo, vediamo un attimino come si comporta. Questo si dovrebbe avvicinare ancora un pochettino, ma per il momento non lo posso fare perché non siamo in guerra, ma nel senso sti cazzi e andiamo in guerra, no? Vabbè, senti, dichiara guerra, che cos'è? Stabilisce un'ambasciata permanente, dichiara amicizia, denuncia, fai uno scambio, avanza una pretesa. Avanza una pretesa? Volo per turno, questo. Esigi scambio. Ok, no, non posso fare nulla? Ok, va bene. Posso fare una guerra? E che cos'è? Dove sta il mio bombardiere jet? No, il mio vorrei il bombardiere jet, se si può, bombardiere jet, eccolo qua. Perché non riesco ad attaccarlo? Non riesco a fare una guerra con lui? Vabbè, poi vediamo. Per il momento la lasciamo stare. Quindi da chi attende è questo, addormentati. Passiamo al turno successivo e poi vediamo un attimino da farsi. La robotica esiste da sempre. E da sempre è destinata a essere la nuova rivoluzionaria tecnologia. Ed è così eccitante e coinvolgente che è facile farsi prendere la mano. No, non credo che la robotica esista da sempre, ma questa mi sembra un'idozia proprio bella e buona, cioè nel senso. È una cosa abbastanza recente, anzi, la robotica. Prossima ricerca, fammo questo. Una vale l'altra, tanto come detto, non mi importa. E, no, aspetta un attimo, torniamo qua. Sto colono me la può fare adesso una città? Sì. Facciamo una città in questa zona. E riusciamo ad acquistare... pallone d'osservazione, commerciante, costruttore... Non riesco ad acquistare nulla, nulla. Che palle, abbiamo bisogno di attendere adesso. Attacchiamo. Vai. Dobbiamo attendere malamente. Vabbè, produzione che puoi fare, non lo so, che produzione puoi fare? Un granaio, fai un granaio, un monomeno, no, fai un granaio, magari ti serve. Continuiamo ad attaccare. No, ho attaccato... maledizione, poi non mi dà nemmeno la conferma quando attacchi ste cose. Io volevo attaccare la città e invece attacchiamo di lato, perché giustamente io provo a spostarmi e però lui lo prende come input per attaccare. Sì, che comunque non possiamo fare nulla fin quando ne arriva un altro. Però possiamo mandare quest'altro qua. Serve un elicottero qua in zona. E che non abbiamo abbastanza monete d'oro. Meno che fammo uno scambio con Gilgamesh. Gilgamesh è senza monete d'oro. Lascia perdere Gilgamesh. Traiano, fai uno scambio. Mi servirebbe dell'oro. Quanto mi costerebbe? Lascia perdere Traiano, lascia perdere, perché beh, con lei siamo in guerra. Con Filippo. Fai uno scambio, Filippo. Voglio questo. Quanto mi costerebbe? No, io voglio più oro. Prendi lo scambio più Filippo, forse non ci siamo capiti. A me mi serve più oro. Vabbè, dai, accetta lo scambio. Mi servono momentaneamente delle monete d'oro per turno. 24 monete d'oro non è affatto male. Con gli altri, vabbè, è inutile provarci. L'unità che attende qual è? Questo. Per il momento addormentati. Mi sono rotto pure a fare saltare il turno ogni mezzo secondo. Addormentati pure tu. Addormentatevi un po' tutti. Attacco a distanza sempre a sti stronzi. Se riusciamo, ok. Sto carro armato giustamente dovrebbe salire ad attaccare questi stronzi se ce la fa. Che non è male come idea. Riusciamo a buttarlo giù? Forse sì, signori. Non è rimasto con uno spudo di vita, quindi nulla. Al prossimo turno. Basterebbe anche un'unità di fanteria, un'artiglieria, una qualsiasi cosa che possa entrare. Quindi dobbiamo attendere ancora qualche turno e probabilmente, signori, vi skippo anche qualcosa perché voglio in questo episodio distruggere Federico. E magari al prossimo completare questa serie, questa seconda run, ci sta, dai.
Teoricamente anche la squadra anticaro potrebbe andare bene. Direi di sì, quindi compriamo una squadra anticaro e forse riusciamo con la squadra anticaro. Allora, qua diamo un altro colpetto. E poi no, devo aspettare un attimino che mi sblocchi i bombardieri. Un attimo, eh. Ok. Questa dovremmo riuscire pure praticamente a distruggerla, quindi appena abbiamo la squadra anticaro disponibile al prossimo turno la muoviamo. Posso attaccare con i due jet che stanno qua? Ok, grazie, apposta, non me li faceva selezionare. Vai col primo e vai anche con il secondo. Dovremmo riuscire a buttare giù le difese di sta zona. Ok, e praticamente anche questa è andata. Adesso con sta squadra anticaro andiamo qua e buttiamo giù Lubecca. Mi sento circondato dai barbari. Ma quanti barbari ci stanno qua? Ma il mondo verrà conquistato dai barbari, signori. Guardate quanti ribelli ci stanno. Ma il nostro povero elicottero ce la farà a resistere a tutti questi attacchi? Eh no, mi sa che non ce la fa. Ma è mezzo morto. Lo facciamo scappare, perché comunque questo è un esercito e non voglio perderlo così. Schippato qualcosa, ma guardi, non mi interessa nemmeno. Allontaniamolo di corsa. Ma quanti ce ne stanno? Ma è una zona strapiena di barbari. Vabbè, prossima ricerca qual è? Questa, poi questa, apposta. Produzione, produzione che possiamo fare nella nostra città principale. Una testata? 36 turni, no, è un po' eccessivo. Corazzata, 24 turni, un campus, luogo santo, una fognatura, mulina d'acqua, fammi un mulina d'acqua, c'è ancora qua, non abbiamo ste cose essenziali praticamente. Rifare quartiere di divertimenti, sto bombardiere jet invece può fare la promozione, fa la promozione dai. Io farei avvicinare sta squadra anticaro. Quanto tempo richiede per arrivare qua? Un po' di turni, immagino. Oh, attenzione, signori, sono arrivati gli elicotteri. Sono riusciti ad arrivare anche gli elicotteri qua in zona. E allora è la svolta, dai. Beh, abbiamo vinto, signori, abbiamo vinto. Perché l'elicottero adesso arriva qua, al prossimo turno a sta zona la conquistiamo. Attacchiamo, no, facciamo la promozione. Se ci sta la promozione, fammo così. L'unità che attende è l'altro bombardiere. E lo facciamo attaccare, se possibile, così, giusto per... mantenere difesa a zero. Questo non so se è già attaccato. Credo di sì. Abbiamo un altro bombardiere jet qua dentro che può attaccare, giusto? Credo, non lo so. Tipo questo? No. C'è un bombardiere jet che può attaccare da qualche parte? No. Nessuno. Vabbè, l'unità che attende qual è? Insomma, che cos'è? Questo. E questo io ancora non ho. Cioè, il jet da combattimento. Non ho capito. Che può fare? Non l'abbiamo vista in azione. Vabbè, mandiamolo qua nell'aerodromo, dai. No, signori, ma guardate quanti barbari ci sono in mappa! È morto il nostro esercito di elicotteri. Aia. Ma sono tanti, sono tanti. Vabbè, comunque l'importante è vincere, quindi, sti cazzi. Se poi il mondo se lo conquistano i barbari è un altro discorso. Porta internazionale, che poi non è neanche colpa nostra, non li abbiamo fatti spuntare noi tutti sti barbari. Disloga credo sia tipo elimina, no? No, disloga che cosa fa? Se lo porto qua? Non l'ho capito, che serve disloga? Che si mette qua a girare? No! Fighissimo, signori! Ma è una figata sta cosa! E beh, resteranno qua a vita! È bellissimo, bellissimo così! Attacchiamo! Beh, nel frattempo conquistiamo anche Mendes! Attacchiamo anche qua! Ce la facciamo in questo turno, no? A conquistarle entrambe, giusto? Cioè con questo qua ci arriviamo sicuro, con questo non lo so, adesso vediamo. Giusto per fare capire un attimino a Cleopatra chi comanda. Ok. Ma è ancora vivo?
scusate, ma che altra città c'ha questo? E non ne ha più. Cedi. A tutte le città conquistate ormai, no? Credo di sì, non dovrebbe avere altre città. Perché non è crollato? La tengo? Teniamo la città. E nulla, no signori, non capisco. Non capisco onestamente. Vabbè, senti, vuoi fare la pace? Dammi tutto. Sì, cerco di capire un attimino la situazione. Allora, questa me l'ha data, questa credo che me l'ha data. Accetta lo scambio? Nel frattempo ci facciamo dare anche un... No, aspetta. Togliamo l'oro che non me lo vuole dare. Accetta lo scambio. Grazie davvero. Fai uno scambio. Che città ti è rimasta? Ma è il diritto di passaggio con cosa? Scusate, ma quale città c'ha ancora? Ma ha conquistato questa! Ma che stronzo! Ma è proprio uno stronzo allora! E intanto avanza una pretesa. Dammi l'oro, dammi questo. Esigi lo scambio. Addirittura, va bene. Va bene. È rimasto in vita, ma signori, come detto, noi in questo turno lo dobbiamo fare fuori. Adesso vediamo un attimino il da farsi. Dove mi posso piazzare io per poter attaccare sta zona? Da nessuna parte, devo avvicinarmi con la porta aerea, mi sa. Come faccio ad attaccare sta zona? Non posso minimamente attaccare sta zona. Maledizione, questo potrebbe essere un problema. Ma ha conquistato pure questa, ma dimmi tu. C'ha pure sta città, ma renditi conto. Si è rintanato ovunque. Come faccio davvero? Devo portare là sopra la porta aerei. È l'unica strategia che mi viene in mente. Portiamo su la porta aerea e lo distruggiamo. Comunque signori, sì, come detto, in questo turno in un modo o nell'altro lo facciamo fuori. Prendi la porta aerei e sali. Sali immediatamente da ste parti qua. 9 turni, addio. Comunque, nel frattempo, se riusciamo... Non riusciamo, eh? Vabbè, come non detto. No, questo può restare anche qua, però magari mentre ci siamo facciamo un attacco da qualche parte. No, non riusciamo a fare un attacco da nessuna parte. Tranne qua nella miniera? No, ma chi se ne frega, no? Lascia stare. Salta tu. Ma quanti barbari ci sono? Ma poi da dove sbucano? Non c'erano prima. Da dove sbucano tutti sti barbari ogni turno? E che cos'è? Ok, anche Mendes è nostra, signori. L'abbiamo praticamente bombardata. Almeno credo che riescano ad entrare questi, no? Sì, ok, a posto. Abbiamo preso un costruttore? Sì, abbiamo preso un costruttore. Tieni la città, la tengo, sì, per avere il trampolino di lancio sempre per questo qua e poter attaccare poi la prossima città e così via. Ora... produzione possiamo fare qua e riparare il monumento. Questi qua, vabbè, non ce ne frega assolutamente nulla, quindi puoi saltare il turno. Mentre ste elicottero si può iniziare ad avvicinare qua. Ok, signori, siamo arrivati ad Augusta. Adesso vediamo un attimino il da farsi. Posso già attaccare per caso con i bombardieri in questo turno? Non posso, vero? Perché dobbiamo attendere dei turni, mi sa, per poter dichiarare eventualmente guerra. Se lo denuncio... Ok. Devi aspettare 10 turni dopo aver fatto pace. Quindi posso farlo fra 5 turni. Maledizione, però. Sta cosa non va affatto bene. Alza una pretesa. Dammi del profumo, esigi lo scambio. Non mi vuole dare il profumo? Vabbè, allora morirà male. E nulla, signori, devo attendere ulteriori 5 turni. Che cos'è? Vabbè, io i barbari li lascio qua in zona che magari
gli fanno danno. Nel frattempo vado a conquistare Zeiss, che devo fare. Anzi, signori, sapete che vi dico? Ce lo conserviamo per il gran finale. Nel prossimo episodio facciamo fuori Federico Barbarossa. Probabilmente attaccheremo anche Filippo II, non so se lo riusciremo a fare fuori con le testate nucleari, vedremo. Voglio fare quanto più danno possibile a Cleopatra per poi fare pace e obbligarla a darci tutte le sue risorse, eccetera, eccetera. E devo portare assolutamente delle truppe qua ora che ci penso, sennò sta zona come diavolo la conquisto, quindi... Che abbiamo qua vicino? Qualche elicottero? Sì. È un elicottero normale? Non è un esercito? Un esercito qua in zona non ce l'abbiamo, vero? Non sembrerebbe. Vabbè, mi inizio ad avvicinare a sto punto questo lo porto qua. Sì, credo che sia la cosa migliore. Va bene, signori, dai, come detto, per questo episodio credo possa anche essere tutto. Nel prossimo concluderemo questa serie, questa magnifica serie, questa run, insomma, riusciremo finalmente a battere il gioco. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che, come sempre, trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!